Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Spaz 07 e oggi volevo parlare con voi del calendario di Serie A. Serie A che è nata ieri e che la Spal andrà ad affrontare in questa stagione sportiva. Partiamo dall'inizio, volevo commentarlo insieme a voi. La Spal avrà un esordio bomba all'Olimpico contro la Lazio subito per rompere il ghiaccio, per poi diciamo l'inizio avere un calendario abbastanza difficilotto in quanto andrà ad affrontare la Lazio e poi l'esordio in casa sarà con l'Udinese che è comunque un'ottima squadra secondo me. Dopodiché ci saranno due trasfertine simpatiche come due volte a San Siro, l'Inter e il Milan. Subito fra l'altro il Milan è un turno infrasettimanale, quindi nel giro di una settimana si andrà due volte a San Siro, intervallate da Cagliari. Dopodiché alla sesta giornata ci sarà il Napoli e poi dopo via via discorrendo. Veniamo ai match clou. Dunque, come avevo detto prima, alla terza giornata ci sarà l'Inter il 10 settembre, dopodiché alla quinta giornata il Milan, la Juventus la incontreremo alla decima giornata, la Roma alla quindicesima, il Napoli alla sesta, come ho detto prima, il derby col Bologna sarà alla ottava giornata, il 15 ottobre al Dallara, il ritorno sarà il 4 marzo al Paolo Mazza, una data che ci segneremo tutti noi perché ci sarà una bella invasione spallina. Ecco. Su cui mi volevo soffermare più che altro era l'andamento di questo calendario. L'inizio è difficile. L'inizio è molto difficile per la Spal, per una neopromossa specialmente, in quanto si incontrano subito all'Olimpico la Lazio, l'Inter, il Milan e il Napoli nelle prime 6 giornate. E dopodiché ci sarà un match salvezza col Crotone, il derby col Bologna, che i derby lo sappiamo tutti, non sono mai facili, sono sempre partite con storia a sé e quindi imprevedibili. La Juventus alla decima giornata, insomma, diciamo che la Spal dovrà quantomeno essere brava, siccome l'inizio potrebbe portare anche a pochi punti, dovremmo essere bravi a rimanere sul pezzo. Sul pezzo, che vuol dire che non dovremmo deprimerci subito, perché comunque, ripeto, c'è la possibilità di far pochi punti. In compenso, il finale è ottimo, nel senso che nelle ultime 5 di campionato si affronterebbe solo una big, che in questo caso è la Roma, la quindicesima giornata. Le ultime 4 vedono Spal Hellas Verona, Benevento Spal, Spal Torino e Sampdoria Spal a campi invertiti nel girone di ritorno. Quindi diciamo che in un ipotetico finale in volata è un ottimo calendario. Nel senso che la Spal dovrà comunque, io almeno penso che la Spal lotterà fino alla fine. Per ottenere la salvezza che tanto ci sta a cuore, e quindi un finale in volata di questo tipo. Poi bisogna vedere anche in che piazzamenti arriveranno le squadre, se in zona UEFA, in zona retrocessione, comunque tutte avranno bisogno di punti, ma in ogni caso non incontrare una big è una buona cosa per un finale in cui i punti potrebbero servire anche a noi. E anche la parte centrale del campionato è abbastanza abbordabile, nel senso che si incontrano squadre non di primo ordine con cui la Spal potrebbe tranquillamente fare punti. Bene, e detto questo, ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere la vostra nei commenti, mettete mi piace al canale se vi piacciono i miei video e con noi ci vediamo a un prossimo video. E sempre forza Spal!